Ora vi lascio alla chiacchierata. Un fatto a cavallo non l'abbiamo fatta perché non aveva nessun cavallo che potesse essere adatto ora a Bruntolo, perché ci vogliono cavallini, le biciclettine per Bruntolo, fuori Bruntolo. Bene, questa è l'intervista. A dopo, buona visione. Siamo a questo venticello, però siamo un po' riparati. Federico Arri, siamo nel covo di Federico Arri, qui alle porte di Siena. Federico, Sì. ci stavo più che io, ma io, questo è 3-4 anni, 2 anni? Ma che parli, rimani lì, senti, come sono Sì, diventato in inverno? da novembre 2019 che sono fisso qui. Senza tornare a Sì, casa. sporadicamente, alla svelta. Per l'ispirazione di mamma. Eh sì, tanto non andavo Sì? E poi bene. questa storia via. Poi con questa storia, dai, non si può muovere, io poco, quindi così. Meno male se le video chiamate. Eh sì. Vabbè, invece noi lo vediamo spesso perché Sì, ci va ci Edoardo. va Edoardo qui a fare le No, dai, lui sta bene, dai. cose. Ma tu abbi un cavallaio. Sì, da tanto. Sempre almeno io. Da quando sono nato io perlomeno ce l'aveva, Ma che ha perché. fatto tuo babbo? Senti, lui ha fatto tanti anni di maneggio, scuola di equitazione, pensione, cavalli, insomma, di privati, quindi è tanto che c'è. Poi c'è le camere dell'agriturismo, quindi un bel posto, dai, un bel posto. Cavalli a corsa avuti? Li Avuto anche facevano qualche anche lui. cavallo più caldo, ha domato tanti puledri per delle scuderie di Milano negli anni 90, primi anni 2000, e poi la crisi, una cosa o un'altra, quello è venuto un po' a mancare perché hanno iniziato a fare un po', diciamo, tutto da soli a Milano. Insomma, un uomo di mestiere. Sì, no, il mestiere non gli manca. Ha imparato tanto, babbo, eh? Allora, Sì, ti sì, sì, ha sì. messo lui a cavallo più volte. Sì, mi ha messo lui, sì, col ponino. E Quei ponettini, ho iniziato con quelli, poi piano piano. quando hai detto che volevi fare fatinetta, hai detto. Non era tanto d'accordo, ma ha sempre detto che se mi piacevano i cavalli dovevo studiare e fare il veterinario. Ah, sì, eh? Ha detto almeno così sei sicuro di lavorare meno e guadagnare di più. Però. Allora, almeno qualche dubbio ce l'ho, perché i Vabbè, veterinari però dai. sono tutti disperati. Però insomma. Infatti, ho fatto l'intervista ai veterinari e ho detto no, le figlioli no. Poi anche lui lo prende, però dice no, capito, No, salvo, cioè. vabbè, lavorare meno nel senso fisicamente, diciamo così. Allora, Federico, per te sei venuto, allora, al principio sentivo male perché c'era il microfono, ma si sente. Sei venuto prima da Bastiano, poi hai girato un pochino, poi ti sei andato via Orso il Palio. Come sta questa storia? Non lo so nemmeno io, boh, destino, non lo so. No, guarda, ho fatto, diciamo, le mie esperienze, mi sono servite tutte, non rimpiango assolutamente niente, anzi ringrazio tutti quelli che mi hanno dato l'opportunità di imparare qualcosa. E poi una botta di fortuna, ci ho messo qualcosina in più del mio, ho trovato forse, mettendomi da solo, forse era quello che avevo bisogno di fare, ho trovato un pochino più di serenità, boh, non lo so, insomma, è iniziato a girare bene, speriamo continui. No, ma ti devo fare complimenti anche a te perché, come dicevamo, hanno visto il filmato, abbiamo visto la valle, che te cavalli per piazza non ce l'hai, però c'hai i cavalli da corsa e stai ottenendo degli ottimi risultati, cavalli da corsa. Sì, dai, non mi lamento, diciamo, l'anno scorso da giugno a dicembre ne ho vinte 8, quest'anno per ora ne ho vinta una sola, c'ho tanti piazzamenti, un po' di sfortuna ultimamente, però quella purtroppo ogni tanto la tocca. Fa parte del gioco. Però dai, bene, sono contento, vado forte. Ciao, partisti, andasti via, poi montasti il palio di Asti, vincesti e Sì, dopo. guarda, era l'ultimo, avevo ancora quell'impegno lì, ho detto cerco di farlo al meglio delle mie possibilità, è andata meglio del previsto. Perché eri un po' sdato? Hai un po'. Ma sì, diciamo che dopo i due infortuni grossi, erano un paio d'anni che non riuscivo a ricarburare tutto, Ah poi sì, perché c'erano te quando eri a maggio ti facevi sempre male, vero? 2 anni di Due fila, anni di sì, fila, battevo cappio. sempre la bocca. No, vabbè. Poi c'erano state un po' di incomprensioni, e ho detto torno a casa, intanto faccio ancora un paio di asti, poi vedrò. E poi, meno male, ho vinto, poi è arrivata la chiamata Incomprensioni del posso Dardo. domandare se mi puoi dire le incomprensioni? No, vabbè, normali,
discussioni lavorative dove ero allora, ma tutto risolto assolutamente. Finiscono i matrimoni, figurati se non si può discutere fra persone. No, no, niente di che, però visto sulla foga del momento uno fa delle scelte giuste o sbagliate, però dai, diciamo che è andata bene così. Cioè, se mi calmo calmo, poi invece sta fumino. Ogni tanto sì, fa Sì? tutto insieme. Sì, se arrivo di calmo e poi esplodo Sì, tutti insieme. bravo, bravo. Tengo dentro, poi alla fine butto tutto fuori, tutto insieme, a volte anche troppo. Però vabbè, dai, carattere, ognuno c'ha il suo. Per forza. Però mi sembra un moscino, poi invece. Moscino invece sta fumino. Allora, la storia abbiamo detto, ho cominciato lì, poi dopo, come ti è presa di voler fare il fantino? Ma sai, era già da ragazzino, già quando avevo 10 anni, volevo fare il fantino e poi come tutti, un po' la compagnia, un po' mi ero un po' allontanato per un annetto, avevo iniziato a giocare al rugby perché avevo degli amici che giocavano al rugby e poi Oh, però il alla fisso fine, avrebbe un no, celaio, eh. infatti quando ho iniziato a acchiappare un po' di Hai vegnate un po' appena più, ho tolto anche il piuttosto smesso costo là. subito, no, le costole per ora no, ma insomma ho smesso subito, no, diciamo, poi alla fine ho seguito la strada che ho sempre voluto fare, ho avuto l'opportunità di venire a Siena e beh, ho fatto un percorso che poi alla fine mi ha portato a imparare un po' da tutti, vedere tante cose diverse. Abbiamo detto babbo, invece mamma diceva. Ma mamma, dai, mi ha sempre appoggiato, lei è sempre Cocco di stata, mamma, eh. sì. Poi ti hai studiato anche, prima hai finito, fatto Non ho per finito, sì, me ne pento amaramente, ora vedrò se riuscirò prima o poi, me. Dove prima di sei arrivato? alla terza superiore. Mancavano 2 anni e mezzo. Io sono da fare la vinta, sempre E te hai fatto tronco. peggio di me. Sono peggio di te, ma io ho più fulgurai. E tornassi indietro. guarda, anch'io. Ma se glielo venirei anche perché avrei fatto poi veterinaria, Sì, no, poi magari ci mettevo 15 anni, ma uno andava può bene fare uguale. tutto, quando ce l'ha poi può fare tutto. Sì, vabbè. Allora, e ora invece i tuoi programmi dove sono? Ah, i miei programmi, dai, sono qui, penso sia ormai abbastanza chiare le intenzioni, cioè, ho avuto l'opportunità di montare 3 pali di fila, vorrei continuare a montare e cercare di fare sempre meglio, sperando di avere opportunità buone di montare cavalli che mi permettono di fare bene. E, dai, non mi lamento, i rapporti con le contrade ci sono, nell'ultimo periodo oltretutto. Nell'anno di pandemia paradossalmente sono anche migliorati e se ne sono aggiunti, Li scrive pronto. quindi sono sì, Pronto tutte le domande, le scrive e basta. tanto te Tanto scrivi tutto. oltre Dio, perché tanto voglio, se te lo mando a te, voglio sempre, no, camminare nei fantini tutti i finocchi, perché mi sembra il minimo. Io, insomma, No, vabbè, dai. nemmeno per dirmi bella faccia me ne dici, no? No, dai. Però so che insomma c'è No, dai, delle. l'interesse c'è, non mi lamento, l'importante sarebbe riuscire a rifare qualcosa. Con Giacomo invece pure si è allontanato. Ma allontanato, no, ovviamente è cambiato il capitano, comunque ho fatto 3 pali di fila, è normale che, diciamo, che pensino anche ad altre alternative, come ci sto pensando anch'io, però i rapporti sono buonissimi, li porterò sempre il massimo rispetto a tutto il drago, a tutti i dirigenti, perché mi hanno dato un'opportunità di fare quello che volevo. Dove è stata ora il primo palio? Ma guarda, più che il primo palio sono stati dei momenti dei 4 giorni. Sì, vabbè, È prima di stato tutto. bello perché erano praticamente 20 anni, 20 no, ma 15 tutti che sapevo di voler fare quello. Quando ci arrivi ti senti non realizzato, ma insomma senti di aver già fatto un passo per entrare poi in quel mondo. Come arrivare in piazza con la gente È dietro e bello, uscire di piazza con la è un gente. bel brivido. Guarda, quello forse è stato uno dei momenti più emozionanti, insieme alla benedizione del cavallo, è stato veramente emozionante. Poi alla fine quando monti a cavallo non hai troppo tempo di fare caso a quello che hai intorno, no? Però quelli sono momenti che veramente uno penso si possa ricordare poi per tutta la vita. E invece quando ha sentito che lì il primo a giorno del palio a cavallo. Sì, diciamo che ti rendi conto che vai a fare qualcosa di grande. Il palio sì. Poi c'è un'emozione continua, no? Eh sì, è un'emozione continua, poi penso soprattutto i primi siano veramente
forti come emozioni. Quindi. Andando da Palio a Asti, invece vincesti quel Palio di Asti, c'è stato anche un bel Palio vincesti, sinceramente. Sì, no, è stata una bella cosa, poi anzi, casa mia, quindi è stata una bella emozione. Poi il periodo, come ti ho detto, non era dei migliori, quindi anche quello è stato un pizzico di pepe in più. Ti piaceva più te o più lei? Forse io quella volta. Anche lei è sempre grugnata, da tutte e due. Vabbè, No, vai, vabbè. pianto, un pianto liberatorio di Sì, gioia bravo, che ci sta, bravo. No, no? poi è stato un bel trampolino, perché alla fine mi ha dato poi l'opportunità di fare un palio straordinario, di aprire il rapporto col drago, che poi mi ha dato fiducia i 2 pali dopo. No, dai, sono contento di aver fatto tutto. Insomma, ora ci sto per testare con il palio legnano. Sì, con un palio di Legnano a San Bernardino, tra l'altro c'è un grande rapporto con la dirigenza e la contrada per quanto possibile, perché nell'ultimo anno alla fine si è fatto una cena e basta, però insomma anche con i ragazzi un bel rapporto, si sta lavorando bene, stiamo aspettando queste corse e sperando di fare poi il palio a fine settembre. Perché voglio dire, Legnano è uno dei pali un po' più Sì, pesanti, no, voglio infatti dire. sono molto contento di essere fra gli 8 che montano a Legnano. Poi ho comunque anche un bel ingaggio a Asti, sono a Tanaro. Lì poi volevo chiedere anche, ha Quindi. cambiato, ha lasciato la contrada, è andato in montagna impegnativa, perché tanto Sì, è una montagna impegnativa, impegnativa. poi insomma c'è l'arrivata, c'è Walter nell'arrivata, che è sempre un cagnaccio, Da sempre i prendere cavalli pinze, vanno Walter. forte. No, no, ma massimo rispetto, però insomma anche noi diciamo che secondo me siamo messi bene. Cioè, questi cavallini abbiamo visto prima, che sono, Sì, sono tutti. dicevamo, te l'hanno scartati, ma era quasi normale, voglio dire, un sol cavalli Non da. è stata una sorpresa, diciamo, dai, però insomma sono cavalli che mi possono fare comodo in altre piste. No, quelli fanno, sono veramente dei cavalli interessanti. E le tue passioni o del cavallo adesso? Ma sai, guardo un pochino di calcio, ma proprio il giusto, ci Il capisco rugby poco. dopo le botte è Ma abbandonato quasi. rugby, quando mi capita di guardarlo, lo guardo, sì, ho un pochino abbandonato, sono sincero, però. E poi le corse dei cavalli in ippodromo, tanto purtroppo siamo malati, c'è poco da Una droga fare. A questa qua. volte sì, a volte Una droga sana, ma una droga. mi dispiace di non avere altri interessi, perché dico davvero, sono veramente troppo fissato, però è così, dai, la prendo per com'è. Ma il comune è mezzo gaudio, qual è? Sì, penso un po' tutti siamo messi così. Invece lei come la vive? Come si chiama la città? Giulia. Giulia, io voglio nome, No, marito. dai, la vive bene, ormai è tanti anni, ormai ci è abituata, Da dai. quanti anni è che sta insieme? 8 anni quasi, 7 e mezzo, Eravate diciamo. bimbi. Eh sì, 18 anni, 19. Che lei è una bella pizza, eh? Sì. No, vabbè, dai, stiamo bene ora da un anno e mezzo che è venuta a Siena, ha finito gli studi, ha iniziato a lavorare a Firenze. Lei è pronta a sbinestare soldi perché fa cosa, no? Lei ha fatto economia, È economia. bisognerebbe che arrivassero per contarli e sminestrarli, però insomma si spererà che arrivino. Insomma, Però. questo periodo è stato veramente duro, voglio dire. Meno male anche te, se li vedi che con le corse regolari perlomeno sei venuto impegnato, no? Sì, dai, abbiamo impegnato il tempo, io poi mi sono sempre piaciute, mi sono, diciamo che l'avevo un pochino accantonate perché insomma, per via della provincia e tutto, il tempo era quello che era, anche i cavalli dovevano prendere poi un indirizzo da una parte o dall'altra. Con questa pandemia alla fine era l'unica cosa che ci rimaneva da fare, io sono contento perché mi è sempre piaciuto, stanno andando bene, perlomeno si dà degli obiettivi, ecco. Poi ti fa passare, Sì. poi ti impegna, ti insegna, No, insomma. no, ti insegna, penso, in un anno ho imparato più che in 3 anni prima, perché magari uno facendo sempre le stesse cose poi non allarga mai gli orizzonti, no? Però ecco, non hai cavalli da piazza, quindi non hai cavalli da protocollo. Come te la sbrogli con questa? Cioè, hai visto quanto vali? Sì, senti, per ora monto quanto vali, poi vediamo strada facendo che succede, però dai. Alla fine mi sono sempre arrangiato, continuo, in qualche modo mi arrangio. No? Qualche modo mi Sì. arrangio. Bene, insomma, abbiamo detto, questo è il palio, poi dopo viene pronto la scoppicchiata, così, dove da che parte vai a ramagiare, come si dice.
che ti vedi? Gli obiettivi come ti vedi? Quali sono? Che c'hai? Qual è l'idea meravigliosa di Federico? A parte che ora ti dice la corsa e vincere, e quello è. Sì, Ma quindi il resto? fine carriera, dici, dopo la carriera Sì, continua. no, ti Ma senti, do un obiettivo che hai, dici voglio riuscire a fare bene. ma sicuramente mi piacerebbe crearmi un ambiente mio, con insomma, un bel centro allenamento, o anche un bel magari ettari di terreno per le fattrici, per i puledri, insomma, mi piacerebbe rimanere nell'ambiente, se ci sarà ancora ambiente, Ma speriamo. ti vedi a Siena o ti vedi fuori Siena, oppure Non lo so, sinceramente, penso a Siena, dai, alla fine, se uno si vuole creare un posto non se lo crea a 50 anni, e quindi volendo fare la carriera da fantino sarà qui per forza, però no, non mi precludo niente, anche perché nella vita purtroppo, hai visto, me l'ha già insegnato una volta, avevo smesso e poi ho cominciato, quindi figuriamoci. Mentalmente avevo proprio smesso di dire. Sì, ho detto faccio ancora questo, lo faccio il meglio possibile. Poi, diciamo che mi ero preparato a smettere, ecco, avevo accettato l'idea che potevo anche iniziare a E fare un smettere, altro tipo di che ti percorso. venivi a fare? Ma tanto, purtroppo la malattia è questa, sarei sempre rimasto Nel mondo nell'ambiente dei reale. cavalli, ecco. Magari da un'altra parte, però diciamo, non è successo, meno male. Meno male, sono contento per te. Senti, ma te il mondo delle regolari l'hai vissuto mai? Ippodromo? Ma senti, attivamente diciamo che l'ho vissuto nel periodo in cui ero su da Bastiano, che lui bene o male ha sempre avuto qualche cavallo ai regolari. No, ma Però proprio l'ippodromo non sei mai stato a lavorare. in ippodromo sono stato qualche mese con i cavalli di Silvano a Pisa, però avevo 19 anni, ero proprio ancora, ho fatto tante cazzate, si può Sì, certo. dire. Però vabbè, tutto serve a imparare, tornarsi indietro e fare diversamente, però. Purtroppo indietro non si torna. Senti, Però ma dai. quali sono le guide che ti sei portato dietro? Sono quelle che ti hanno insegnato e ti hanno fatto da guida nella vedi, facevi alzate, hai fatto alzate, no? Hai detto, no? Il più diciamo che è stato quello, imparare dagli errori che uno fa, perché tanto finché non ci batti la testa, quando te lo dicono sembra sempre che ti parlino di cose che non ti potrebbero mai interessare, no? Però poi quando ci sbatti la testa dici no, forse bisogna che mi svegli. E poi vabbè, tutte le cose che comunque ho visto, sentito, fatto negli anni, da Bastiano a Walter, da Massimo Milani. Alla fine è tutta gente con una grande esperienza, chi in un verso e chi in un altro, e quindi alla fine c'è da Va un imparare pochino da più tutti. in là e ti sei fatto il Piano tuo piano, sì, bagaglino, eh? uno si fa il suo bagaglio e poi comunque tanto lo vedo, tutti i giorni ce n'è una nuova e Però sei adesso sempre a imparavai. rimparare, quindi però, è una cosa che mi piace, lo faccio volentieri, mi alzo la mattina presto e vado a letto la sera, finisco la sera tardi, però finché lo faccio volentieri va bene così. Senti, ma te se uno rivedi ci va in ferie o no? O le Ma allora, promette? quando la fidanzata non ne può più e mi obbliga, si va. Sì, siamo stati un po' in ferie, una settimana, non di più. E ora è un paio d'anni perché poi c'è stata la pandemia e tutto, però diciamo che una settimana all'estero la faccio volentieri. Qual è un posto che ti piacerebbe andare Senti, mi piacerebbe andare in Australia perché penso sia un altro mondo. L'America, insomma, siamo già stati un po' in giro per l'Africa, in Messico siamo stati, in Arabia, però insomma, posti Ti sono piace tutti belli. girare, girare il Sì, mondo? dai, mi piace girare, diciamo, più vacanze un pochino, dove hai tutto un po' comodo, no? Mare, villaggio, poi sì, fai le tue escursioni, Sì. vacanze e vacanze, Sei però. fondamentalmente sei uno pigro quando va Sì, fuori. no, io le vacanze da camminare tutto il giorno, no, non fanno per me. Se voglio No, eh? camminare sto al lavoro. Quando vai ti vuoi riposare? Sì, un pochino sì, se no. Senti, se saresti buono, dimmi tu pregio il tuo difetto. Ma il pregio, dai, ho tanta passione in quello che faccio e penso di continuare a credere nel progetto sempre e comunque. E il difetto è che sono a volte un po' troppo impulsivo, sicuramente sbotto e poi ho i miei 10 minuti di tragedia mentale, poi mi passa e riparto.
Giulia quanto conta? Giulia conta perché diciamo che mi tiene un po' a freno, mi tiene un pochino su una strada, su una via di mezzo, ecco, cerca di farmi ragionare quando ho gli eccessi da una parte e dall'altra, ma penso come tutti alla fine, due teste sono sempre meglio che una e vedere le cose dall'esterno a volte è sempre più facile, cioè più facile, è sempre meglio, no? Avere un'opinione esterna. Senti, se tu dovessi definire il Palio, come lo definiresti, il Palio di Siena? Emozione per tutti, per chi lo guarda, per chi lo vive, per chi lo fa. Un grande in bocca al lupo. Crepi. Beh, amici, e abbiamo visto anche Federico Arri in un'altra veste, forse. Un Fumino sembrava, invece Fumino. Sembrava poco pato invece di quelli e poi e queste città, lo dico fino alla fine, valgono loro quanto pesano, sono veramente tutti, ve lo dico io, tutti tanto fortunati, perché hanno trovato veramente delle donne accanto che valgono loro quanto pesa. Grazie, vi lascio a finire di vedere la partita della Under 21. Sta perdendo 3-2, però sono intenzionati male gli italiani. Bene, buonasera a tutti, grazie per avermi seguito e vi do appuntamento, come dico sempre. Alla prossima!